non ho sparato nessuno lì. Dove c'è la discarica? Dove c'è la discarica di... Di Pavia, Marcignago. Il bello, oh, che ci sparano addosso e poi chiamano la polizia. Ma bravi. Ha filmato tutto? Ma bravi, ma bravi. Ma bravi. Vabbè, ma perché ci minacciate così? Minacciate cosa? Ma senti, non sto so che tu ci hai sparato. Ma non, non penso proprio io. Tu lo dici, tu io lo dici. Non ho fatto neanche un colpo. Poi, poi contiamo le cartucce che ho lì. E se ci sono contiamo lì. Contiamo le cartucce. Ah, e gli spari che... No, ero lì io nel posto. No, e noi eravamo là e li abbiamo sentiti benissimo. Tu hai sparato verso di noi, caro mio. E il fucile è scarico. L'ho scaricato ancora nell'andare giù. Addosso a noi. Arrivano? Sì. È perché non si può più qua. Non si può cacciare, certo che non si può più cacciare. Ah, perché noi non siamo liberi, non siamo liberi di passeggiare, sì, vero? Sì, no, sì, no, perché abbiamo rischiato, ok? Abbiamo rischiato, abbiamo rischiato. Ma perché? Perché abbiamo rischiato di morire per delle teste di cazzo di come te. Siamo teste di cazzo, sì, hai ragione. Sì, perché? Non possiamo, ci hai sparato addosso, ci hai sparato addosso. No, no, non ti tocco, ma non provo, sei tu che mi provochi, eh. No, no, io non provoco un cazzo. Va bene, andiamo sulla strada. Strada che così ci trovano prima. Tanto loro vanno spaccano lì sicuro. Portate il biglietto che avete lasciato lì, eh? Cos'è vostro? No, non potete lasciarlo. No, no, non potete. Sì. Ok, allora lo vai a prendere che vai fuori. Giornata intera finita si porta via. Sono i carabinieri. Sì, sì, sì. Sono i carabinieri. Ci hanno sparato addosso. Ma dai, la ridicoli. Che contiamo le cartucce che ci sono lì. Ci ha sparato addosso. Sì, sì, è verità. Niente, che sono lì ancora. Sì, contiamo le cartucce, appena arrivano i carabinieri. Appena arrivano i carabinieri contiamo le cartucce. Vai a raccogliere quelle merde, vai a raccogliere quelle merde. Non preoccuparti. Sono cazzi tuoi, a me non ce ne fotte un cazzo di carabinieri. Sì, allora andate lì, noi siamo qua, quando arrivano. Ma tu sei qua, certo, tu sei qua, però. Sì, non preoccuparti. Cos'è che vuoi da noi? Niente, come vuoi? Non niente. Andate, andate. Allora perché tu spari in mezzo alla nebbia? Oh, mezzo, c'è il sole, guarda il sole. C'è il sole dove arrivavamo noi, eh? Guarda come si vede bene il sole. Si vede bene. Non chiamo la Mazzali, mi raccomando. No, non chiamo nessuno Mazzali. Chiama la Mazzali. Non chiamo nessuno. Lo so che siamo assassini. Lo siamo, lo sappiamo che abbiamo Mazzali, ha sbagliato. No, no. Sì, no, non togliamo perché noi non andiamo, stiamo qua ancora. Allora non siamo qua. State qua, non c'è problema. Non c'è problema, guardiamo. Guarda, guarda cosa quella merda lì, prendete gli uccellini con il corpo vivo, ah, sì, con il corpo vero e fate quelle merde di merda. Togliele quelle cose lì, togliele. Che vergogna, questo che ci vuole. Ma non è davvero ma dai, ma dai via, dai carabiniero. Vai a cercare il carabiniero, sto qua. Non c'è problema. Sì, io non abbandono di qua. Lei ama la natura e gli animali. Sì, sì, per questo ha fatto uno a pezzi e gli ha incollato delle ali. Sì o no? Per prendere un uccello così perché non ci riesce neanche. Quello lì avrà, almeno 30 anni quel imbalsamato. 30 anni fa è morto. Proprio. Comprato imbalsamato. Oh, ragazzi, aspetta. Allora, no, ma io vorrei anche capire. Allora, spari a dei ragazzi che stanno arrivando. Okay, allora non ho sparato nessuno perché non ho sparato io. Loro. Guardiamo se. Perché io prima di andare via prendo tutti i colpi. Ma nascosto a sparare a chi ha gli uccellini con dei richiami elettrici impiantati. Ma dai, ma non ce la fai neanche. Qua, come una merda. Sì, come bravo, una... sì, bravo, bravo. Guarda, poi vedi dove sei. Hai ragione, siamo dove sei. Siamo Merda, poi vedi anche i richiami, dai. Sì, Vedi anche i richiami, dai. Un uomo, sei un uomo. Perché? Sei un uomo. Che spari gli uccellini. No, non sei un uomo. Non sei un uomo. Non sei un uomo. Non sei un uomo, vestito come Rambo, vero? Guardati, vestito come Rambo, vestito come Rambo. Che coraggio, bravo a sparare agli uccellini. Torna nel buco, a vedere se riesce a prendere un uccellino. Torna nel buco, a vedere se riesce a prendere un uccellino. Che ti manca l'uccello per questo? Sì. Un figlio di puttana. Grazie al figlio di puttana. Avete sentito? Dopo lo do ai carabinieri tranquillamente. Che noi siamo tutti dei figli di puttana, invece siamo tutti brava gente. Dobbiamo aver paura di passeggiare nelle campagne perché dobbiamo essere. Certo, sì. Certo, grazie, buongiorno. Come mai scappate adesso che stanno arrivando i carabinieri?
Come mai scappate? Questo più tranquillo, questo, quello più tranquillo. Ti faccio i complimenti che sei quello più tranquillo. No, non, ma, se sarebbe co- se tu, sarebbero allora, così, oltre che spari, cosa? Oltre che spari a noi, cioè tu sei anche un infame, perché sinceramente, sì, guarda, guarda dove sei, guarda dove sei, guarda, 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 guarda. No, ma magari. Hai ragione, ma dai che non mi fai... Ma io prima le ho fatto una domanda, lei non mi ha risposto. Ma io sono ignorante, non sono andato a scuola, non ti rispondo. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Ignoro le cose, ignoro... Sicuramente sei cresciuto in una famiglia di merda, una famiglia di merda, che ti ha insegnato... E beh, quindi uccidi gli uccellini impunemente e ti lamenti perché qualcuno ti ha dato del figlio di puttana, minchia che bravo. E poi i Rambo, siete i Rambo, i Rambo. Perché non affronti? Perché non affronti le persone mani nude, no. Perché non li affronti a mani nude? Anche questo, grazie. Grazie per aver buttato le cartucce nel fosso. Grazie cosa? Grazie. Poi siamo noi delinquenti. Siamo noi delinquenti. No, delinquenti. Incostudite, incostudite. Te le potevo prendere chiunque. Erano custodissime. E tu sei qua a parlare con a chi hai sparato. Come si fa con 10 persone o 12 così? Sì, appena arrivano, preoccupati che le raccolgo. C'è così per gli uccellini? Veramente? Ma sono più grosso dell'uccello. Dai, questo. Andiamo? Raga, ce ne sono altri. Ah, io le avevo fatto diciamo una domanda, io vorrei una risposta. No, cioè, la domanda è che buona educazione, giusto? No, fatto, lei amante della natura degli animali. Io ho sconosciuti non rispondo. Sì o no? Come no? È maleducazione. Non rispondo. Questa è maleducazione. Dai. Questa è maleducazione, sa? Perché non risponde? No, poi anche le cartucce buttate nel fosso, grazie. Grazie. Certo, le buttate io, certo. Anche sparato, ho sparato io che non ho mai sparato tutta mattina, però. Sì, la fogna. Allora dove sono gli altri cacciatori che hanno sparato? Tu cercali. Cercali. Bravo, bravo, sei qui col fucile, con i ricami. Allora, tu hai detto che ho sparato io, ti ho sparato addosso, dove sono quelli che li... Certo che sparato. No, noi stavamo camminando, ti ha sentito uno sparo. No, tesoro. No. Andiamo? Io il vignolo di No. Infatti, dai, ce ne sono altri, andiamo a trovare gli altri. Adesso raccogli. No, è carica. Sì, adesso le raccolgo, non preoccuparti. Grazie, va bene. Vuoi anche il coso, il cognome? Guarda. Avete ripreso. Dai, brava, perfetto, bravissimi. Bravissimi, niente. Stata lei, ha perso. C'è il fossettino. C'è il fossettino. Sai che figura di merda fai? Dov'è? Eccolo qua. No, non penso proprio. Non penso proprio. Io sì, va bene, ditelo ai carabinieri. Io sono sicuro. Dopo. Sì. Poi li contiamo. Oh, sì, stanno solo andando a filmare. Sì, sono uguali. Andiamo. Sì. No. Andiamo, dai. Che confrontiamo con quello là che hanno. Certo, dopo toglimelo. Ti regalo anche il telefono dopo, Non sapete neanche distinguere il colore rosso dall'arancio. Non sapete neanche distinguere il colore rosso dall'arancio. Bravi. Bravi. Sì, ma dovete tornare perché vi aspettano i carabinieri. Sì, dopo se vieni dopo. Sì. Va bene. Ciao, buona giornata. Va bene. Sarà contenta dei tuoi saluti.